Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale, benvenuti a tutti in questa registrazione. Oggi siamo qui con Antonia e faremo una sessione di tapping dove andremo a risolvere una sua problematica proprio attraverso questa tecnica. Per chi non lo sapesse, spiego un attimino velocemente di che cosa si tratta. Il tapping è comunque una pratica che va a lavorare su punti di acupressione, quindi andiamo a lavorare su dei punti specifici collegati a dei meridiani che riconducono anche agli stessi organi del nostro corpo, che vanno quindi a smuovere le energie, e di conseguenza è un po' come se fosse, diciamo, un pronto soccorso emotivo per le persone e può essere utilizzato per andare a lavorare su qualsiasi tipo di problema emotivo che una persona ha, che possa essere anche qui quindi un trauma o comunque un qualcosa che è andato a intaccare la persona e che di conseguenza magari la blocca in determinate sfere della propria vita. Quindi oggi, come dicevo, siamo qui con Antonia e andiamo a chiedere quindi a lei qual è il motivo per cui vorrebbe fare questa sessione e quindi la problematica su cui andare a lavorare. Però prima di iniziare vi ricordo che a breve inizierò anche un corso di tapping, qui sotto metterò comunque tutti i dati, tutto quello che comunque serve per spiegarvi di che cosa si tratta, quindi se foste interessati nel caso contattatemi. Allora Antonia, innanzitutto io ti ringrazio di essere qui, veramente Grazie a grazie. te per l'opportunità. Ok, allora dimmi un attimino, qual è la problematica su cui vorresti andare a lavorare come oggi con il tapping? Eh sì, una delle è il fatto di non riuscire ad essere accettata, per cui questa cosa mi obbliga a dire di sì, anche se dentro di me vorrei dire no. Ok, se io ti dovessi chiedere in merito a questa problematica, qual è l'emozione che magari senti più affine a questo tuo sentirti così? Quale emozione associeresti? Se ci dovessi un attimino pensare. La rabbia. La rabbia. Ok, allora tieni conto che in questo caso, in questa sensazione che tu provi, vi è sia la rabbia che anche un lavoro sulla propria autostima, no? Il senso del valore, del porre limiti, ok? Per esempio, per la numerologia, il porre limiti è un 1, ok? Quando si ha magari un 1 nella propria data di nascita, di conseguenza si fa fatica a mettere anche dei limiti. O anche un 6, io adesso questa cosa facciamo un excursus, non so qual è il tuo giorno di nascita, proprio la data del giorno di nascita, perché volendo da lì possiamo anche tirar fuori due nozioni in più. Il 14. Il 14, ok, quindi comunque come abbiamo detto l'1 c'è, quindi 1 e 4 e 5, quindi perché 1 più 4 fa 5, quindi hai proprio le caratteristiche comunque che vanno a denotare questa cosa. Ovviamente in questo caso le due emozioni sono rabbia e mancanza di autostima, ok, quindi il sentirti insicura, quindi l'insicurezza, ok. Se io ti dovessi chiedere tra queste due emozioni, quale vuoi scegliere? Perché comunque è giusto che io ti faccia andare a prendere consapevolezza, no, del perché arrivi anche a dire, a sentirti così e a sentire queste emozioni. Quale sceglieresti tra le due? Insicurezza. L'insicurezza. Ok, quindi senti che se io ti dovessi dire senti più rabbia o insicurezza, senti più insicurezza. L'insicurezza. Ok, perfetto. Allora, io ora ti chiedo di chiudere gli occhi, di metterti comoda con le gambe, quindi sentire proprio i piedi ben radicati a terra e immaginare proprio come se uscissero delle radici. E quando tu lo inizi a immaginare, inizi proprio a sentire i piedi ben saldi, cioè inizi proprio a sentire che si aprono persino le dita dei piedi e si attaccano proprio al pavimento. Quindi immagina proprio come delle radici che fuoriescono dai tuoi piedi. Che ti senti bene salda, radicata a terra, ringraziando Madre Terra, e inizia a fare tre belle inspirazioni ed espirazioni. Quindi inspira buttando fuori la pancia ed espira. Bravissima, bravissima. Tieni sempre giù le spalle e butta fuori la pancia. Concentrati proprio sul riempire la pancia con l'ispirazione e mentre espiri buttare dentro la pancia. Bravissima. Ancora un'altra volta. E quando hai finito di fare questa espirazione, sempre con gli occhi chiusi, ti connetti
sia con il tuo corpo che con il tuo sentire, che con il tuo mentale, a quell'emozione di insicurezza, quell'emozione di insicurezza che non ti permette di dire di no, che non ti permette di porre dei limiti, quindi di dare valore a te stessa. Ti concentri fortemente su quell'emozione e mi dai un punteggio da 0 a 10 di quella stessa emozione. 10. Ok, caspita, quindi è veramente bella, bella, grossa. Ok, ora piano piano mi apri gli occhi e torni qui da me e adesso andiamo a fare quindi la sessione di tapping. Quindi ti chiederò di andare a lavorare su determinati punti con il picchiettio in modo tale da andare a cambiare questa sensazione che tu hai a livello ovviamente di insicurezza. Poi tieni conto che volendolo potrai anche continuare a fare in modo tale da poter innescare anche a livello di credenze una continuità e un cambiamento anche effettivo del tuo modo anche di agire e di dire, riuscire a dire di no, ma soprattutto del darti il giusto valore e quindi metterti comunque al primo posto, no? È un po' come quando sei magari in un aereo, se vuoi che salvare anche le altre persone per poterle salvare. Prima devi indossare tu la mascherina, no? Per poi poter salvare. Quindi noi tendiamo molte volte, mi ci metto anch'io perché l'ho fatto anch'io, quindi non mi esento da questa cosa, che pur di aiutare gli altri facciamo di tutto, ok? Pur di non dire di no. E però a volte questa cosa danneggia proprio quello che siamo noi, no? L'amore per noi stessi e soprattutto anche le nostre stesse energie. Allora, iniziamo con lo switch. Lo switch va a lavorare su questi punti di acupressione che in automatico andando a picchiettare di qui vanno a stimolare i meridiani e poi andiamo ad alternare sempre con la parte ovviamente interna della mano e va a picchiettare di qua. Brava, così e picchietti, brava, e alterni. Alterni mentre lo fai e mentre bravissima. All'inizio magari è un pochino più difficile, poi continuandolo a fare ci si abitua e si riesce tranquillamente ad alternare. Brava. E inizia a ripetere dopo di me. Mi amo e mi accetto così come sono. Mi amo e mi accetto così come sono, Anche se in questo momento anche se in questo momento non mi sento sicura di me stessa. non mi sento sicura di me stessa. Penso che vengano prima gli altri dell'amore per me stessa. Penso che vengano prima gli altri dell'amore per me stessa. Non penso di essere in grado Non penso di essere in grado di mettere d'accordo tutte le mie parti, di mettere d'accordo tutte le mie parti, consce e inconsce. consce e inconsce, Per riuscire a trasformare questa emozione. per riuscire a trasformare queste emozioni. Io invece Io invece decido ora decido ora di trasformare, di intanto alterna, le mani, trasformare alterna, brava, tutte queste emozioni. tutte queste emozioni Ok. E decido e decido di diventare di diventare sicura di me stessa. sicura di me stessa. Io mi amo. Io mi amo, Io mi rispetto. io mi rispetto, Io merito io merito di saper dire di no. di saper dire di no. Io merito i miei spazi. Io merito i miei spazi. Io decido Io decido di inserire di inserire e mettere e mettere dei confini dei confini quando è necessario. quando è necessario. Ora fai una bella ispirazione, lascia andare con le mani. E non so se sei già molto in contatto con il sentire del tuo corpo, ma dovresti aver già iniziato a sentire il corpo un pochino diverso rispetto a prima. Lo noti, ne inizi a notare, vero? Stai lasciando andare lo stress della giornata.
della giornata lavorativa. Lasciamo andare anche quello, tranquilla, vedrai che stimolando i punti riusciamo a fare tutto questo. Beh, insomma. Ok, io ora mi collego a te, ok? Quindi mi dai il permesso di collegarmi, giusto? Ok, vado a testare qual è uno dei punti che in questo momento ha maggiormente bisogno di andare ad essere stimolato per andare a cambiare questa emozione, ok? Da 1 a 5, sì. Gli altri? No. Ok. Ok. 1, ok. L'insicurezza. Ok, quindi viene fuori l'insicurezza. Vediamo se ci vogliono anche gli altri. 2, 3, 4, 5. No, solo l'1. Ok. Quindi, questo qui è l'insicurezza, il punto in mezzo sopra il naso, bravissima. E in questo caso vai a picchiettare piano piano questa zona, così. Bravissima. E ripeti dopo di me. Mi amo e mi accetto. Mi amo e mi accetto Così come sono. come sono, Anche se in questo momento anche se in questo sento di essere momento sento di essere insicura. Provo insicura. un senso di colpa quando dico di no. Provo un senso di colpa quando dico Non riesco a mettere dei limiti di no. Non riesco a mettere dei limiti alle altre persone. alle altre persone. Non mi amo profondamente. Non mi amo profondamente. Penso che questa insicurezza Penso che questa insicurezza non non se ne vada se ne vada e e faccia parte di me ogni giorno. faccia parte di me ogni giorno. Amo e accetto tutte queste emozioni e Amo e accetto tutte queste emozioni e decido ora di decido ora di trasformarle trasformarle in sicurezza di me stessa. Io in sicurezza di me stessa. sono sicura. Io Io sono sicura, io valgo. valgo, Io mi rispetto. io mi rispetto. Io mi rispetto esattamente come rispetto le altre persone. Io mi rispetto esattamente come rispetto le altre persone. Io sono importante. Io sono importante. Fai un bel respiro. Ok, mi viene fuori che dobbiamo andare a fare ancora un altro punto prima di andare a sentire quanto è il livello attualmente da 1 a 10. Allora, vediamo qual è. Da 1 a 5, sì, gli altri no. Ok, uno lo dobbiamo fare ancora? Ok, dobbiamo fare ancora con altri punti? Ok, con il 3? Ok, con la preoccupazione. Quindi, prima di fare nuovamente quel punto, facciamo il punto della preoccupazione, che è questo qui. Sotto gli occhi, quindi mi raccomando, qui piano piano, bravissima, vai a stimolare. Intanto ci facciamo anche quindi un bel massaggino facciale, andiamo a stimolare un po' il viso. Quindi mi amo e mi accetto Mi amo, mi accetto, così come sono, così come sono, anche se in questo momento anche se in questo momento non riesco a dire di no alle persone, può dire di no alle persone, non riesco a mettermi al primo posto, non riesco a mettermi al primo posto, mi sento insicura. mi sento insicura, Non mi amo non mi come amo vorrei. come vorrei. Non mi rispetto come vorrei. E Non mi rispetto come mi preoccupo vorrei e mi preoccupo di offendere le altre persone di offendere le altre persone quando dico loro di no. quando dico loro di no. Mi sento in colpa Mi quando dico loro di no. quando dico loro Amo e accetto tutte queste emozioni e di no. Amo e accetto tutte queste emozioni. decido ora di E decido ora di trasformarle trasformarle in sicurezza di me stessa. Io in sicurezza di me stessa. sono sicura di me stessa. Io Io sono sicura di me stessa. Io mi rispetto mi rispetto e decido di mettere
e decido di mettere i confini i confini quando ne ho bisogno. quando ne ho bisogno. Lascio andare il senso di colpa. Fa Lascio andare il senso di colpa. un bel respiro. Io non so se ti sei messa lì anche un goccino d'acqua o se non ce l'hai a portata di mano, se no bevi un po' d'acqua, mi raccomando. Perché tieni conto che quando si vanno a fare questi lavori si va comunque a stimolare anche a livello energetico quello che è collegato con i meridiani. Di conseguenza potrebbe venire anche un leggero mal di testa perché si stanno smuovendo le energie se non si beve abbastanza. Allora, adesso chiudi gli occhi nuovamente come abbiamo fatto prima, mi fai due bei respiri, inspira ed espira. Bravissima. E ora, rimanendo poi sempre con gli occhi chiusi, ti riconnetti nuovamente a quell'emozione di insicurezza. Ti dai in questo caso sempre un punteggio da 0 a 10. Sei. Wow! Pensa com'è cambiata. E tu pensa che io, guarda, quando lo faccio, perché questo esercizio si può fare anche da soli, no? Una volta che comunque si fa il corso, che si sa come fare il test muscolare su se stessi, lo si può fare anche da soli. Io a volte mi metto lì e dico, dai, dai, vado più nel profondo a sentire questa emozione, dai che la sento. Niente, non ce n'è. Cioè, proprio poi una volta che arriveremo, lo vedrai, a zero, non c'è modo di andare a riconnettersi in quel momento a quell'emozione. Quindi, bellissimo. Ok, abbiamo detto 6. Quindi andiamo a testare che cosa in questo momento deve essere ancora cambiato a livello inconscio. Nel mentre io ti chiedo, mentre io sto facendo il test muscolare che sto chiedendo, quindi quali sono i punti su cui andare a lavorare, ok? Da 5 a 10, ok? 5, 6, 7, 8. Ok, l'8. La milza, perfetto. Tu pensa che in questo caso l'otto ci dice di andare a lavorare sull'autostima, quindi è pazzesco. Io guarda, i numeri non li so mai a memoria, spesso escono sempre fuori gli stessi, quindi quando uno apprende non deve stare neanche lì più a leggere, basta che testa i numeri e lo fa. Prima di andare a lavorare sull'autostima, ti faccio una domanda. Quando ti capita spesso di provare questa emozione, in modo tale che quando andiamo a stimolare adesso questo punto su cui andiamo a lavorare, andiamo anche a cambiare in quel momento in cui la provi a cercare di capire, quindi io mi collego anche con te per capire anche da cosa può nascere, ok? Quindi quella stessa insicurezza, quando la provi soprattutto. Diciamo, non c'è un soprattutto al lavoro. Ok, quindi quando vi è il confronto con un'autorità magari più alta o soprattutto i colleghi, anche con i colleghi? Colleghi o comunque solitamente proprio per essere accettata lo faccio, io dico sì, per fare in modo che gli altri abbiano comunque un buon. Una buona opinione di te. Ok, va benissimo, perfetto. Quindi possiamo lavorare su questa cosa. Allora, il punto si trova, aspetta, non so se tu mi vedi, aspetta che abbasso un pochino. Si trova nella parte sinistra, bravissima, sotto l'ascella, qui dove passa il reggiseno, ok? Quindi sotto l'ascella dove passa il reggiseno, quindi dove hai proprio la fascia del reggiseno, ok? Qui, e inizia a picchiettare qui. Se vuoi la mano tirala anche un pochino giù, vedi un pochino tu come sei più comoda, in modo tale da non stancarla troppo. L'importante è che vai a stimolare il punto, ok? E inizia a ripetere dopo di me. Mi amo, mi accetto. Mi amo e mi accetto Così come sono, così come sono, anche se in questo momento anche se in questo momento mi sento insicura. mi sento insicura. Mi sento insicura quando mi rivolgo alle altre persone. Mi sento insicura quando mi rivolgo alle altre persone. Mi sento insicura e soprattutto mi sento di non essere accettata dalle altre persone. Mi sento insicura e soprattutto mi sento di non essere accettata dalle altre persone. Sento di non valere quanto loro.
sento di non valere quanto Sento di non avere il potenziale. valgo. Sento di non avere potenziale. Amo e accetto tutte queste emozioni e Amo e accetto tutte queste emozioni. decido ora di E decido ora di trasformarle trasformarle in sicurezza di me stessa. in sicurezza di me stessa. Io valgo. Io valgo. Io ho potenziale. Io ho potenziale. Io posso fare meglio di loro Io posso fare meglio di loro. e posso condividere E posso condividere con loro con loro ciò che sono veramente. ciò che sono veramente. Io mi amo per quella che sono nel profondo. Io mi amo per quella che sono nel profondo. Posso essere me stessa. Posso essere me stessa. Voglio essere me stessa. Io Voglio essere me stessa. mi amo profondamente. Io mi amo profondamente. Io mi rispetto profondamente. Io mi rispetto profondamente. Io valgo. Io valgo. Un bel respiro. Inizio a sentire proprio il corpo che cambia, guarda che bei respironi che mi stai facendo, bravissima. In questo caso vuol dire che stiamo proprio lasciando andare, queste emozioni, quindi È venuta brava. anche fame. Abbiamo proprio stimolato tutto. Ok, adesso andiamo a vedere se vi è un altro punto su cui andare a lavorare. 6, 10, no, ok. 11, ok, perfetto. Allora, in questo caso dobbiamo andare a lavorare sull'11. L'11, il punto 11 è quello che si trova qui. Allora, praticamente il dito medio, bravissima, in questa parte qui dell'unghia, per poterlo andare a stimolare, facciamo così, sopra, sotto, sopra, sotto. No? Allora, guarda, le dritte così, mettile così dritte, girale, girale. Mettile di fronte a te, bravissima, così, sopra sotto, bravissima, passando su quel punto, ok? In questo caso stiamo andando a lavorare su comunque delle emozioni represse e anche sulla circolazione, va bene? Quindi, mi amo e mi accetto, Mi amo e mi accetto così come sono, così come sono, anche se in questo momento anche se in questo momento ho tante emozioni represse ho tante emozioni represse che mi bloccano. che mi bloccano. C'è stato qualcosa del C'è stato qualcosa del mio passato mio passato che mi ha portato a sentirmi insicura. che mi ha portato a sentirmi insicura. Io, Io, nonostante sono stata insicura a nonostante sono stata insicura a causa del rapporto causa del rapporto col mio papà, col mio papà, decido ora di decido ora di trasformare tutte queste emozioni, trasformare tutte queste emozioni, di lasciare andare di lasciare andare tutto ciò che mi blocca. tutto ciò che mi blocca e E decido ora di decido ora di diventare sicura di me stessa. diventare sicura di me stessa. Io merito Io merito di delimitare gli spazi quando lo voglio, di delimitare gli spazi quando lo voglio. di dire no quando è giusto per me. Di dire no quando è giusto per me. Io mi do valore da sola Io mi do valore da sola in ogni tipo di relazione, in ogni tipo di relazione, sia lavorativa che sia lavorativa che familiare, familiare. perché io valgo. Perché io valgo Il potere di il decidere potere di decidere quanto valgo quanto valgo, è solo mio. è solo mio. Non verrà più dato agli altri.
non verrà più dato agli altri. Fai un bel respiro. Bravissimo. Ora, rimanendo sempre con gli occhi chiusi, ti connetti a quell'emozione. E mi dici nuovamente, 3. ok, perfetto. Andiamo a vedere quindi qual è un altro punto che può fare in modo che tu possa andare a zerare direttamente questa emozione. Tutti questi esercizi tu li potrai rifare, quindi anche una volta che comunque metteremo anche il video, potrai andarli a rifare, a rilavorare in questi punti tranquillamente. Anzi, se vorrai, alla fine di questa sessione ti testerò per quanti giorni è giusto che tu li possa fare, ok? Per andare poi quindi a vedere il cambiamento anche all'esterno, no? Perché prima dobbiamo cambiare quello che proviamo dentro di noi per poi vedere effettivamente i reali cambiamenti fuori. Allora, andiamo a vedere quali sono gli altri punti. Allora, un altro punto che necessita di essere stimolato per andare a cambiare questa emozione da 1 a 5. Ok, nuovamente, ok. Allora, adesso andiamo a lavorare sulla frustrazione. Quindi qui, lato occhi, dove ci sono questa parte qui, bravissima. Miamo, mi accetto, Mi amo e mi accetto, così come sono, così come sono, anche se in questo momento anche se in questo momento penso di non valere abbastanza. penso di non valere abbastanza. Mi vergogno Mi vergogno di far vedere chi sono veramente. di far vedere chi sono veramente. Ho paura di non essere accettata. Ho paura di non essere accettata. Mi rendo conto Mi rendo conto che sono io che sono io a non voler accettare me stessa. Decido a non voler accettare me stesso. ora Decido ora di di amare e accettare tutte queste emozioni e amare e accettare tutte queste emozioni e di trasformarle di trasformarle in sicurezza di me stessa. Io in sicurezza di me stessa. ho il potere Io ho il potere di decidere di decidere chi può darmi valore e chi no. chi può darmi valore e chi no. E quindi io decido E quindi io decido che sarò solo io ad avere quel potere che sarò solo io ad avere quel potere e a decidere quanto valgo. e a decidere quanto valgo. Io valgo. Io valgo. Io sono sicura di me stessa. Io Io sono sicura di me stessa. Io mi fido di me stessa e delle mie scelte. mi fido di me stessa e delle mie scelte. Io posso scegliere Io posso scegliere il meglio per me stessa. Fai il meglio per me stessa. un bel respiro. Allora, un altro punto su cui mi viene anche di andare a lavorare è la rabbia, prima di andare a vedere il punteggio. La rabbia si trova nella parte del costato, quindi sotto la costola destra. Non so se mi viene, aspetta, sotto la costola destra, questa parte qua, ok? Dove c'è il fegato? Adesso te lo faccio vedere anche sulla mappa, questa parte qua. La vedi? Questa qua. Ok? Quindi, sotto questo punto qui, andiamo a lavorare. Quindi, piano piano, sotto il costato, inizia a picchiettare. Mi vedi così? Ok, continuamente e andiamo a ripetere. Mi amo e mi accetto, Mi amo e mi accetto, così come sono, così come sono, anche se in questo momento anche se in questo momento. penso di non valere. Penso di non valere. Lascio il potere agli altri di giudicarmi. Lascio il potere agli altri di giudicarmi. Mi sento in colpa quando dico di no. Mi sento colpa quando dico di no.
Non mi apprezzo abbastanza. Non mi apprezzo abbastanza. Non mi fido fino nel più profondo di me stessa. Non mi fido fino al più profondo di me stessa. Non mi amo veramente. Non mi amo veramente. Mi giudico solamente. Mi giudico solamente. Amo e accetto tutte queste emozioni e Amo e accetto tutte queste emozioni e decido ora decido ora di di trasformarle trasformarle in sicurezza di me stessa. in sicurezza di me stessa. Il potere di decidere quanto valgo Il potere di decidere quanto valgo è solo mio. è solo mio. Prendo consapevolezza Prendo consapevolezza che quando lo lascio agli altri, quando lo lascio agli altri. sono io che lo sto decidendo. Sono io che lo sto decidendo. Quindi decido Quindi decido di amarmi e rispettarmi di amarmi e rispettarmi. e diventare consapevole E diventare consapevole che i no che i no possono essere benefici per possono essere benefici per me stessa. me stesso. Fai un bel respiro. Ora rimani sempre lì e prova ad andare a connetterti a questa emozione. E dare un punteggio. Data! Wow, grandissimo, Antonia! Bello, hai visto? E poi magari lo rivedrai anche nella registrazione, no? Io una cosa che faccio anche molto quando lavoro con le persone è proprio vedere come cambia, sia a livello di aura, ma anche a livello proprio si vede che è il sorriso, cioè che è proprio cambiata l'energia, anche il colorito del viso. Quindi ci hai fatto caso che magari ti è venuto anche un pochino di caldo, durante questi lavori. Ok, perché è normale, perché stiamo andando a smuovere. Anzi, ti consiglio anche di bere nuovamente l'acqua, mi raccomando. E quando lo andrai a fare, sempre bere anche tanta acqua, perché in quel momento andiamo a evitare che, come dicevo prima, arrivi mal di testa e andiamo a smuovere. Quindi bellissimo. Prova a dirmi anche a livello di sensazioni del corpo, come ti senti, cosa senti, oltre al fatto che comunque quell'emozione non la senti più, se senti dei cambiamenti. Mi sento più rilassata, tranquilla, Bello. come se ci conoscessimo da sempre. Bello, bellissimo, sono veramente contenta. Io Antonia ti ringrazio, ringrazio anche tutte le persone che in questo momento hanno visto questo video, mi auguro che abbiate fatto anche voi l'esercizio, che abbiate sentito anche su di voi, sul vostro corpo, questi cambiamenti. Quindi se comunque foste interessati a voler fare anche o una sessione di tapping con me o comunque di voler fare il corso con me, lasciamo qui sotto tutti i miei dati, quindi nel caso contattatemi e magari scrivete anche nei commenti se l'avete provato e cosa avete provato. Quindi vi salutiamo. Ciao a tutti! Grazie.